Manca pochissimo all'uscita di Genshin Impact in italiano e ragazzi ormai, cioè, abbiamo le ore contate. Dai, dai, io ho tenuto da parte un sacco di missioni, un sacco di quest secondarie, gli hangout con i personaggi, un sacco di roba da leggere insieme a voi. Un po' per pigrizia, perché, vabbè, l'ho giocato fino adesso ovviamente in inglese in questi 2 anni, però visto che ora arriva l'italiano, ho detto, sai che c'è, che io tutte queste missioni me le metto da parte, ho un sacco di Arcon Quest che farò in live nei prossimi giorni, quindi, guys, io mi raccomando, vi aspetto per vederle insieme. Tra l'altro, ho questa collab che farò insieme a Dario Moccia, in cui cercherò di insegnare a Dario a giocare a Genshin Impact. Cercherò più che altro di dargli qualche dritta, qualche approfondimento. Magari può essere utile anche a voi se state iniziando a giocare da poco e volete effettivamente entrare nel mondo di Genshin Impact e non avete ancora visto i miei video. Ho fatto un sacco di video dove vi spiego un sacco di cose. Può esservi utile magari buttare l'occhio in questi giorni nelle live, perché spiegando a lui magari spiegherò qualcosina anche a voi. Ovviamente partiremo dal 7 dicembre, quindi manca pochissimo, ma io volevo vedere insieme a voi il client perché stavo notando che è già tradotto in italiano. Già adesso hanno praticamente fatto uscire, io lo sto registrando un paio di giorni prima, vedo già che è stato tradotto in italiano, quindi qui vediamo nuovi desideri a tempo disponibili. Mi fa stranissimo leggere queste cose. E qui vediamo praticamente i link ai nuovi articoli. Prima di tutto io farei la reaction a questo trailer che si chiama Giochiamo a Invocazione del Genio, invocazione con la K, ma va bene. Vediamolo insieme. Immagino che sia il trailer del gioco di carte che uscirà appunto nei prossimi giorni. Io, da giocatrice sia di Magic che di Pokémon, appunto del TCG, e da ex giocatrice di Hearthstone per tanti anni, direi che non posso esimermi dal giocare questo gioco. Anche Gwent in realtà, ho giocato tutti i giochi di carte, penso, quasi tutti. Mi manca Yu-Gi-Oh! No, vabbè, le animazioni sono bellissime. Welcome to the Cat's Tale. Ah, what a nice surprise. Now tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing any cards. It is time to see what you are made of. No, vabbè, raga, c'è le skill con le animazioni delle Q dei personaggi, bellissimo. Genius Invocation TCG. Io so già che mi ci chiuderò tantissimo veramente nel TCG di Genshin. Cioè, ripeto, da appassionata di giochi di carte. Tra l'altro, io ho giocato parecchio anche nel competitive, appunto, sia di Hearthstone che di Magic. Pokémon ultimamente lo colleziono e basta, però da giocatrice dei TCG. Cioè, tu mi dici Genshin, un gioco che amo alla follia praticamente dal day one. Mi unisci anche a giochi di carte. Cioè, basta, mi vuoi morta. Cioè, la mia vita sociale è letteralmente completamente finita. Poi, dal sito ufficiale che ora è tradotto in italiano, vediamo benvenuti italiano e turco. Vediamo un po' se ci sono degli eventi. Per dare il benvenuto ai giocatori italiani e turchi, Mimo ha deciso di organizzare l'evento Benvenuti Italiano e Turco. Per partecipare all'evento vi basterà mettere mi piace a questo post. Più sarà alto il numero dei mi piace, più sarà alto il gioco finale, il premio finale. Questo si può fare dal 5-12, quindi io sto registrando praticamente da oggi, da quando sto registrando io, fino all'11. Quindi fino all'11 sarà possibile partecipare all'evento e immagino che... Ah, danno primo gem. Con 50.000 mi piace. Ah, guarda, vedi, danno un iPad. Ci sono hardware e ci sono dei piccoli premi. Penso anche set regalo di cancelleria per quaderni di lingua iliciurliana. No, bellissimi. Quindi ci sono comunque anche dei goodies. No! Il cuscino di peluche di Exuvia. Ma... Quindi comunque, piccolo evento per celebrare l'arrivo dell'italiano. E vedo Faruzan, enigmatica esperta di macchine. Anche qui partecipa all'evento per vincere prodotti. C'è una leggenda che circola tra gli studenti di... impronunciabile. Della Xarewar, più o meno. Se non hai superato gli esami di meccanica e non hai il coraggio di chiedere delle lezioni di recupero al tuo tutore deluso, puoi andare alla scuola di Aravatat.
Aravatat, sì, era giusto, nelle vicinanze e chiedere consiglio a Madame Faruzan, enciclopedia di meccanica vivente. Voi dite, sembra che abbia 6 anni, perché Madame? Perché evidentemente ha un sacco di anni. Infatti nelle sue battute durante il trailer mi ricordo che dicevano continuamente, tipo lei reagiva e faceva, no, perché io sembro più giovane. È grandissima in realtà. Faruzan ha una conoscenza significativa delle scritture antiche e delle macchine di ogni tipo. C'è qualche area di studio che ti interessa particolarmente? Vieni a parlarne con Faruzan. Anche qui durata dell'evento, da quando sto registrando, fino al 9-12, quindi questo dura un po' meno. Durante l'evento commenta sotto questo post con la tua area di studio preferita per partecipare. Quindi semplicemente immagino che bisogna postare, ecco qua sotto, vedete, qui infatti un po' di gente ha iniziato a postare, su quale è il posto dove preferite studiare. Io in realtà non sto più studiando da un po', però il mio posto preferito era la cucina. Io di solito studiavo in cucina perché c'erano cibo, panini, cose vicine, quindi dove c'era il cibo. Trailerino di Faruzan per ingannare l'attesa. No sense of respect! Academic research isn't some kind of badge. Topics don't just go in and out of fashion. È bellissima lei, adoro la voce. Life started more than 100 years ago. Adoro anche il suo design. Ground as a major academic publication. What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? The base layer design of elemental monuments. Praticamente è un ingegnere lei. I'll hang out with you youngsters. Ma poi cos'è sta musica? Con voi giovanotti, you youngster. Dare to mess with me. Truth repeats in court. Arcera. What do you think? Got any interest in becoming my student? What did you say? Oh, I'm old now. So every other phrase escapes my ears. Try calling me Madame Faruzan. And I'll see if I can pick that up. Ed è uscito anche quello di, eccolo, eccolo, Vagabondo. Bello con questo effetto un po' antico. Il vento. You there. We heard there's an inn near here. Gonna need you to show us the way. Non ce li vedo proprio loro che si siedono a una locanda così. We won't ask twice. Too big strong for Tui. Asking me to be their chaperone. Is this some kind of joke? Abbastanza ragione. You'll regret that! Sure I will. Wow, il cambio di... Dio, come si vede? Vabbè, ma che bello che è. Mamma mia. Adoro che i suoi colori siano cambiati verso il blu. Bellissimi. Perché prima c'erano anche dei toni di rosso nel suo costume. Beh, bellissimo che può volare. You'll die a thousand deaths for this. I look forward to that. Sadly, you won't be there to see it. La Q. Certo che sanno come gasarci, seriamente. What a waste of space. Just as useless alive or dead. You were looking for trouble. No one to blame but yourselves. Huh? We're done here. Next time you're looking for directions,
I suggest you find your own way. Che bello come è cambiato praticamente lo stile da antico a moderno istantaneamente, bellissimo. Beh, e questa era la presentazione anche di Scaramouche. Ovviamente usciranno sia Faruzand che Scaramouche usciranno adesso con la 3.3, che ci porterà anche la lingua italiana, e abbiamo il gioco di carte e abbiamo 6 milioni di altri eventi. Cioè, seriamente, per noi è una patch ricchissima. Non solo per la lingua italiana, ma proprio è una patch ricchissima questa 3.3, c'è veramente un sacco di roba. E traduzione italiana, yes. E sapete un'altra cosa che è tradotta in italiano? NordVPN. C'è anche l'app di NordVPN. Adesso sono tutte tradotte in italiano, sia dal sito internet che dall'app, sia da cellulare che dall'app, quella che utilizzate da PC. E questo ve lo dico anche perché a brevissimo, durante gli annunci che faranno l'8 dicembre, ci sarà un annuncio anche di Blue Protocol. E se volete provare la beta coreana, che di solito è accessibile solo in Corea, con NordVPN potete farlo. Considerate che con l'offerta natalizia, inoltre, avrete NordVPN più l'antivirus più blocco tracker con uno sconto esclusivo, quindi ci sarà uno sconto proprio per l'abbonamento per chi lo farà in questo periodo natalizio, e in più avrete anche 4 mesi di servizio in omaggio. Vi lascio il link qua sotto in descrizione per accedere all'offerta natalizia. E tornando a noi, ragazzi, manca pochissimo all'uscita di Genshin in italiano, quindi in queste ultime ore, mi raccomando, chi ancora non ha iniziato a recuperarsi cose su Genshin Impact lo faccia, perché così almeno quando iniziate avete già diverse informazioni a cui potete accedere ed è meno complicato poi addentrarsi in questo bellissimo mondo in cui vi consiglio di perdervi. Vi divertirete un sacco su Genshin, ragazzi. 2 anni spesi benissimo, mi sono divertita un sacco e continueremo a farlo. E ci vediamo anche sul gioco di carte. Grazie per aver seguito e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!